Signore e signori, buonasera e benvenuti in questa magnifica sala, la Sala dei Baroni, che tanta storia. Siamo sì qui stasera, innanzitutto mi presento, sono Luigi Branchini, responsabile del Centro Studi Pietro Golia. Poi dopo vi spiegherò in poche parole chi era Pietro Golia, per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Questa è la prima edizione di un premio che verrà assegnato a delle personalità che si sono contraddistinte nei vari ambiti, medicina, musica, giornalismo, si sono contraddistinte e hanno portato in alto il nome di Napoli, della Campania, del Meridione. Napoli, Campania e Meridione. Pietro Golia. Chi era Pietro Golia? Io ho avuto la fortuna di crescere con Pietro Golia. Lui era una persona, parlo del ragazzo, parliamo del 1966, 67, 68, che era già all'età di 14-15 anni, anziché frequentare biliardi o sale gioco, si dilettava a leggere, a studiare, a capire i fenomeni che succedevano nella città di Napoli, ma non solo, nel resto del mondo. E tanto è vero che nel 1969 Pietro Golia, insieme ad altri, fondarono a Napoli un movimento politico, Lotta di Popolo. Già il nome la dice lunga. Lotta di Popolo che si contraddistingueva dalla destra e dalla sinistra, quelli canonici, il Partito Comunista e il Movimento Sociale, perché attuavano una politica di non violenza. Cioè loro non accettavano lo scontro fra destra, fra gli attivisti di destra e gli attivisti di sinistra, che poi erano scontri che purtroppo, l'abbiamo capito dopo, erano strumentali, servivano per mantenere lo status quo di quel governo che cresceva proprio sugli scontri tra destra e sinistra. Quindi dicevo, 1969 nasce questo gruppo che a Napoli ha tre sedi. Il gruppo nasce a Roma, però a Napoli si fortifica con Pietro Golia e con altri amici del gruppo. 1973, dopo varie vicissitudini, il gruppo si scioglie. Pietro Golia non finisce la sua esperienza politica, anzi è determinato a creare un movimento culturale. E insieme ad alcuni amici, che purtroppo alcuni non ci sono più, e consentitemi, voglio ricordare insieme a Pietro Golia, Gabriele Marzocco, Gennaro Sessa, Rosario Savarese, Angelo Langella, Antonio Langella e tanti altri ancora. Mi sono limitato a questi quattro perché erano il gruppo che insieme a Pietro Golia e al sottoscritto che vi parla hanno dato vita a questo movimento culturale. Era un centro di diffusione libraria, controcorrente, e il nome la dice lunga, controcorrente. Andavamo contro il pensiero dominante, anche allora c'era il pensiero dominante come oggi, il pensiero unico. Noi non accettavamo le imposizioni, noi eravamo tutti ex militanti del movimento sociale, non accettavamo le imposizioni del partito che non ci stavano strette. E Pietro, che da piccolo, da giovanissimo, è sempre stato un leader, era riuscito a mettere intorno a sé centinaia e centinaia, non voglio esagerare, migliaia di giovani in tutto il Meridione che condividevano le tesi che portava avanti Pietro Golia. Con me ho un libricino, A che serve il denaro? Questa è stata la seconda pubblicazione di Controcorrente, l'ha pubblicato Gabriele Marzocco per Controcorrente. E già all'epoca, stiamo parlando del 1974-75, si parlava contro l'usura, contro l'egemonia delle banche, stiamo parlando di 50 anni fa, non di oggi.
Nasce questo movimento, questo centro di diffusione libraria. A cosa serviva? Perché Pietro aveva in mente questa costituzione di questo movimento politico per evitare che tanti giovani potessero deviare dalla retta via. Qual era la retta via? Quello del rispetto non tanto delle istituzioni, ma del rispetto delle regole che ci eravamo imposti, non atti di violenza, tranne la difesa personale. Non è che scappavamo, però non ci interessava lo scontro, perché lo scontro non faceva, cioè faceva interesse a un potere che non era il nostro punto di riferimento. E quindi lui crea questo centro studi, questo centro culturale di diffusione libraria che si è portato avanti per tanti anni. C'è stata una prima pubblicazione, Ultimi scritti di Evola, poi c'è stato A che serve il denaro di Pound, Ezra Pound, il filosofo, lo scrittore americano, e poi man mano si è cresciuti e si è fondata la casa editrice nel 1994. Però dagli anni 70 al 94 ci sta tutto un arco di tempo che Controcorrente ha impegnato per diffondere determinate tematiche. Con Controcorrente si era creata la prima lista di disoccupati intellettuali. Si facevano manifestazioni, cortei, si erano creati i primi banchi della vendita, dello scambio dei libri usati. Fu Controcorrente, fu Pietro ad avere l'idea di scambiare i libri fra gli studenti. Controcorrente era diventato, a noi faceva piacere, però eravamo ancora piccoli, era diventato un punto di riferimento non soltanto degli studenti e della scuola media superiore e degli universitari, ma anche degli universitari di altre nazioni. Venivano studenti greci, spagnoli, portoghesi, tedeschi, francesi, e Pietro ampliava sempre di più le attività del centro, del circolo Controcorrente. Fino a quando si diede un input diverso. Le manifestazioni di piazza non andavano più, quindi dedicammo tempo e studio per portare avanti determinati discorsi. Pietro, che parlava benissimo il francese, il latino, anche l'italiano e il napoletano, riusciva a mettersi in contatto con varie realtà, e noi come Controcorrente siamo stati i primi in Italia a tradurre Alain de Benoist, il filosofo francese di destra. Pietro con la sua casa editrice ha pubblicato di Solzhenitsyn, Weber, Sombart e tanti altri, non mi sfuggono i nomi, li ho segnati ma non voglio... La Rochelle, Bardèche, Céline, insomma tantissimi sono stati pubblicati e sono stati presi poi da altre associazioni parallele alla nostra e hanno portato avanti questo discorso. Pietro non solo si limitava a pubblicare, lui partecipava a convegni, temi importanti nei piccoli paesi della Lucania. Io sono lucano, sono di Melfi, della Lucania, del Cilento, della Calabria, in Sicilia, però veniva invitato per portare proprio questo discorso, discorso identitario, di tradizione, a Genova, a Verona, a Venezia. Come? Sì, perché anche lì ci sono dei gruppi identitari, dei gruppi tradizionalisti che portano avanti questo discorso identitario. Pietro poi dopo diede una svolta decisiva per quanto riguarda Napoli e il Regno delle Due Sicilie. Infatti la maggior parte delle pubblicazioni vertono proprio sul brigantaggio e sul Regno delle Due Sicilie, perché il falso messo in atto dal regime, il regime mi riferisco a quello post-unitario, dal 1860-61 ad oggi, facevano sembrare che Napoli o l'Italia meridionale erano
villaggi, ci chiamavano africani, perché loro dicevano che non c'era cultura, non c'era civiltà, ma noi sappiamo benissimo che la cultura era Napoli, Napoli era capitale, oggi Napoli è diventata una provincia, purtroppo. E Pietro ha cercato di portare avanti questo discorso identitario di rivalutazione, dando voce e dando la possibilità a tantissimi giovani studenti e studiosi di pubblicare le loro opere. Chiaramente le loro opere venivano prima, diciamo, vagliate, verificate da Pietro, che era un conoscitore. Non vi so spiegare, la sua conoscenza era, che vi devo dire, forse può sembrare esagerata, era illimitata. Conosceva di tutto e se non conosceva, studiava. E ci invitava a studiare. Vi dico, ci invitava a studiare. Dicevo, nel 1970, scusatemi se faccio dei passaggi, ma dirlo in poche parole, la vita di un uomo che ha vissuto, che ha dedicato la sua vita per oltre 50-60 anni a un movimento culturale è un po' difficile. Lui con la creazione, per esempio, di una radio libera, una delle prime radio libere, Radio Sud 95, che fra le radio libere, oggi si chiamano radio commerciali, all'epoca erano le radio libere, ha avuto una vita lunghissima rispetto a tutte le altre radio libere che non avevano finanziamenti da nessuno. Controcorrente, Radio Sud 95 e altre manifestazioni nostre, altre organizzazioni, non abbiamo mai preso soldi dagli enti. Qualcuno ci dava il contributo, ma a livello personale era il contributo. Pietro rifiutava perché lui imponeva il sacrificio, dice: se ci crediamo dobbiamo andare avanti con le nostre gambe, senza essere poi condizionati successivamente nelle eventuali campagne elettorali. Dicevo, con questa creazione di questa radio, Pietro ha dato la possibilità a tantissimi di non cambiare strada, di non imboccare una strada sbagliata. Stiamo parlando del 1975, 76, 77, ricordate benissimo gli anni di piombo. Brigate Rosse, i NAP, i nuclei operai, armati, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'erano i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, quindi c'era questo bilanciamento di gruppi che si erano dedicati alla lotta armata. Pietro era riuscito a recuperare tantissimi, a non sbagliare, a non imboccare quella strada. E tantissimi sono stati grati a Pietro per quella possibilità che hanno avuto. Io vi parlo per cognizione di causa. Io l'ho vissuto quel periodo e vi posso assicurare che era difficile, era molto difficile. E Pietro ha salvato tantissimi ragazzi, ma non solo a Napoli, in diverse città italiane, proprio con il suo discorso culturale. Voglio terminare, se non mi dilungo troppo, e poi a questo proposito, proprio per ricordare la figura di Pietro, non più tardi di qualche, scusatemi, ma con l'età che avanza, ci è arrivato un messaggio che io vi leggo integralmente. Per ricordare e perpetuare la memoria di Pietro Golia, propongo di istituire una borsa di studio per giovani studenti universitari a lui intitolata, con cadenza annuale, così diventa un happening, avvenimento culturale fisso e non episodico. Direi di riservarlo ai giovani universitari indigeni o provenienti da università campane o meridionali. La borsa di studio sarebbe destinata ad iscritti a corsi di laurea a indirizzo umanistico che sviluppino un lavoro che dovrebbe vertere su materie e temi cari
alla cultura e al lavoro editoriale di Pietro. A mero titolo esemplificativo e non già come esaustivo, penserei a valorizzazione del Regno delle Due Sicilie, fenomeno del brigantaggio post-unitario e le azioni tangentizie messe in essere dai Savoia, la Tangentopoli ante litteram, problematiche economiche collegate all'Unità d'Italia e poi analisi del corporativismo, lo stato etico del lavoro, il pensiero e l'attualismo di Giovanni Gentile e tanto altro. La individuazione anno per anno del tema verrebbe affidata a una qualificata giuria di addetti ai lavori, scelti tra giornalisti, scrittori, professori universitari, eccetera. Un conferimento economico del proponente, il che ci ha mandato questa missiva, a favore del primo classificato è assicurato. Chi ci manda questa lettera dice che il primo premio per il primo provvederà lui a finanziare la borsa di studio. Questa è in pillole l'idea che ti propongo e che sono disposto a sostenere. Ciao, un abbraccio, Maurizio Maddaloni, che è presente qui stasera in sala con noi. Grazie Maurizio. Io mi auguro che questa iniziativa possa essere presa, fatta propria anche da altri. Il nostro centro studi è in via Renovella numero 11, Napoli, zona Mercato. Per quanti fossero interessati, ma penso tanti, siamo disponibili a collaborazioni, a sostegni per la borsa di studio. E mi fermo qui. Su Pietro ci sarebbe da dire tanto, su Pietro. Noi del centro studi, come nasce il centro studi, per la volontà di alcuni soci che hanno conosciuto Pietro, ma anche chi non ha conosciuto Pietro, come la dottoressa Lina Lucci, però ha condiviso il pensiero meridionalista. È quello di portare avanti queste tematiche per la rivalutazione del meridione, perché non è giusto Napoli, ma guardate questa sala, Napoli purtroppo, e noi ci auguriamo che prossimamente possa cambiare. Io non saluto nessuno perché potrei dimenticare qualcuno, però un ringraziamento va al consigliere Marco Nonno, e non dico neanche l'appartenenza al partito. Un ringraziamento va alla direzione del castello, agli uffici del castello, degli archivi e biblioteche del castello del Maschio Angioino, che ci hanno consentito l'utilizzo di questa sala. Passo la parola alla dottoressa Lina Lucci, che è vicepresidente del Centro Studi, la quale completerà il mio discorso, che è rimasto, dice, il Centro Studi. Cosa fa il Centro Studi? Dimenticavo, scusatemi. Fra i premiati c'è un attimo. Ecco qua. Una persona straordinaria. Come straordinari sono gli altri premiati. Però consentitemi, per questa persona, di spendere due parole. Purtroppo stasera non è presente. E cioè mi ha spiegato il motivo per cui non è presente. Il nome ve lo dico dopo, forse qualcuno già lo sa. Ministero della Difesa, consigliere del Ministro, Roma, 11 giugno 2021. Illustre Presidente, ma è rivolta a tutti quanti. La ringrazio per aver pensato di premiarmi durante l'odierna manifestazione. Purtroppo non potrò esserci e le chiedo di farsi gentilmente portavoce del perché sono assente. Come si è appreso dai media,
L'Italia ha lasciato la missione internazionale di pace in Afghanistan dopo 20 lunghi anni ed io, con una delegazione italiana, ho partecipato alla cerimonia della Maina Bandiera. Per motivi legati all'emergenza sanitaria a causa Covid-19, al nostro rientro siamo stati sottoposti al tampone e all'isolamento fiduciario. E questo è un piccolo sacrificio, ma era giusto e doveroso essere accanto ai nostri militari in un momento così significativo per la nostra nazione. In quella terra hanno perso la vita 53 soldati italiani e meritano la totale gratitudine per come hanno operato in un territorio non certamente semplice. Le forze armate italiane hanno ancora una volta dimostrato il proprio valore, la propria professionalità e competenza, tanto da essere sempre al servizio della collettività, salvaguardandone il benessere e la sicurezza. Sempre pronti e presenti sia in Italia che all'estero, perché il giuramento reso alle istituzioni possa sempre essere onorato. Certo della sua comprensione, saluto i presenti augurando fervidi successi. Firmato, Tenente Colonnello, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Gianfranco Paglia. Bene, grazie per l'attenzione, scusatemi se mi sono dilungato, ma dicevo, su Pietro abbiamo raccolto tantissima documentazione che quanto prima uscirà una pubblicazione su Pietro, anche con un DVD, con filmati dei suoi interventi che ha fatto in tutta Italia. Grazie ancora e passo la parola alla dottoressa Lucci. Grazie Luigi. Lo ringraziamo di cuore perché il presidente del Centro Studi Pietro Golia, l'avete sentito, le sue parole trasudavano di affetto e anche di un sentimento di nostalgia per non solo per un personaggio importante dello scenario culturale e politico del Sud, ma perché in realtà Pietro Golia era veramente un suo caro, carissimo amico e della sua famiglia. Grazie Luigi. Allora, buonasera, benvenuti a questa prima edizione del premio Pietro Golia 2021. Anch'io voglio associarmi ai saluti, al caloroso benvenuto che ha fatto Luigi Branchini. Vogliamo salutare non solo tutti i presenti e ringraziarli per essere qui, vogliamo salutare anche tutti gli amici e le amiche che in questo momento ci stanno seguendo da casa. Come sapete l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ci consente, non ci ha consentito anche in questa occasione di garantire a tutti gli amici e le amiche che avevano chiesto di partecipare a questo evento, purtroppo siamo stati costretti a rifiutare, dispiacendoci, ma abbiamo la fortuna di essere seguiti in diretta streaming. Abbiamo qui infatti l'emittente televisiva Televomero, che ringrazio, ringraziamo anche il suo editore Giovanni Tajani, e adesso cominciamo a entrare un po' nel vivo di questa iniziativa. Branchini lo ha detto prima di me, siamo in un contesto storico, in una location molto suggestiva. In realtà siamo in un castello, siamo nel castello dove ha sede la città di Napoli, siamo nella sala dei baroni, ma siamo in quella che i napoletani sanno chiamarsi Sala Maior, quando cioè nel 1330 Roberto d'Angiò chiese a Giotto di affrescarne le pareti. E guardate, Branchini diceva una cosa che sarà poi il filo conduttore di tutta l'iniziativa. Pietro Golia era maniacale sul dovere che abbiamo nel non perdere la memoria storica e il valore delle tradizioni. Ebbene, che cosa c'era raffigurato sulle pareti di questa sala? Forse non tutti lo ricorderanno. Ebbene, su queste pareti c'erano le raffigurazioni di tutte le personalità, di moltissime personalità illustri di quel tempo.
avevamo la raffigurazione di Paride, di Enea, passando per Alessandro e perfino di Cesare. Quando nel 1350 arriva Alfonso d'Aragona, decide di affidare la rivisitazione di questa sala e l'ampliamento della sala, e gli affreschi andranno perduti. Siamo nel 1350, l'architetto che si occuperà di ampliare la sala è l'architetto Guglielmo Segrera. Ma quando è diventata Sala dei Baroni? È diventata Sala dei Baroni nel 1486, cioè quando in questa sala vengono arrestati i baroni che hanno partecipato alla congiura di Ferrante I d'Aragona. E allora oggi siamo qui in questa immersione di storia di una delle città più belle del mondo, della quale siamo orgogliosi e andiamo orgogliosi. E anch'io voglio associarmi ai ringraziamenti all'amministrazione comunale, ma un particolare e affettuoso ringraziamento va al consigliere Marco Nonno, che si è prodigato non poco con l'amministrazione di Palazzo San Giacomo per farci essere qui questa sera. Un ringraziamento di cuore va a chi ha sostenuto, ma prima di sostenere vi assicuro hanno condiviso i contenuti di questa iniziativa, va ai nostri amici io vi presento in questo momento velocemente, ma poi durante la premiazione per ciascuno di loro faremo un doveroso approfondimento. Allora, ringraziamo Mandara Group, ringraziamo l'Ordine dei Farmacisti, le cantine Argiano, il pastificio Rum, il gruppo Stante, la Sispi Ingegneria. E allora, adesso... Scusate, non voglio litigare con nessuno. Abbiamo anche tra i nostri sostenitori e condivisori dell'iniziativa la GPAC Group, della quale vi racconterò nel merito tante belle cose. Allora, Branchini ha parlato di Pietro Golia e ha accennato più volte al Centro Studi Pietro Golia, perché questa iniziativa è stata promossa e organizzata dal Centro Studi Pietro Golia. Ma che cos'è questo Centro Studi Pietro Golia, di cui si parla da un po' di anni? C'è un fermento che si percepisce, i rumors dicono: ma questi del Centro Studi Pietro Golia che vogliono, che stanno facendo? Ebbene, il Centro Studi Pietro Golia è innanzitutto un luogo fisico, come diceva Branchini. A me piace dire che sta in una stradina che interseca via Duomo e Corso Umberto I in via Renovella 11, ma non è solo un luogo fisico. In realtà noi ci siamo dati un obiettivo, come diceva il presidente Branchini. Noi non volevamo solo valorizzare la memoria di un personaggio di questa terra per quello che ha fatto e come lo ha fatto. Noi volevamo in realtà proseguire un cammino, una sorta di percorso etico, lasciatemela dire così, un percorso etico che avesse la forza di diffondere la cultura, il dialogo, l'ascolto e soprattutto la partecipazione. Perché vedete, il Centro Studi è nato a dicembre del 2018. E noi abbiamo in realtà, ovviamente con uno sforzo enorme, ci siamo infilati, per così dire, in un momento di grande difficoltà del paese, della nostra economia, perché è inutile far finta di non vedere che siamo ormai dentro un vuoto della vita sociale che ci attanaglia da troppo tempo e per diverse questioni. Noi ci siamo infilati in questo vuoto con una mission, con un obiettivo che era quello di recuperare appunto dialogo, ascolto, non solo delle persone in difficoltà, ma di una collettività che aveva perso la voglia di partecipare. E quindi noi siamo, come piace dire a me, siamo innanzitutto una collettività, una comunità, scusatemi, dinamica e vitale. Vedete, noi non ci siamo solo adoperati nel corso di questi anni per offrire al mondo politico ed economico, ma anche a quello produttivo, strumenti di analisi e di approfondimento. Noi ci siamo anche appassionati quando abbiamo presentato alla città libri di autorevoli relatori e editori. Ci siamo entusiasmati nel presentare mostre d'arte di opere pittoriche dagli stili più disparati. Ci siamo emozionati nel presentare alla città eventi musicali classici e moderni.
ma scusate, più di ogni altra cosa lo voglio dire, ci siamo divertiti perché siamo una comunità di donne e di uomini fortemente radicata su questo territorio e siamo convinti e restiamo convinti che la cultura sia ancora l'elemento fondamentale che fa vibrare le corde del cuore e della mente. E allora veniteci a trovare, vi aspettiamo al Centro Studi in via Renovella 11. E per testimoniare che noi siamo gli appassionati, quelli che si entusiasmano, quelli che si divertono, allora prima di dare l'inizio a questa bellissima iniziativa, io chiamo qui a raggiungermi, mentre ve la presento, lei si avvicina, vi presentiamo un intermezzo musicale, lei è una violinista capace di incantare il suo pubblico trasformando le sonorità del violino da classiche a grande modernità. Amici ed amiche, gentili ospiti, Daniela Trionfante. Daniela si esibirà in due brani, il primo di musica classica di Niccolò Paganini dal titolo Cantabile in re maggiore, dopodiché ci offrirà un altro brano molto suggestivo, un omaggio al tenore napoletano Enrico Caruso con Torna a Surriento di De Curtis. Buon ascolto.
bravissima la nostra Daniela Trionfante, a nome del Centro Studi e del premio Pietro Golia, ti ringraziamo per essere stata qui con noi, grazie. E allora, adesso entriamo nel vivo della nostra iniziativa. Le professionalità che questa sera premieremo, vi assicuro, sono state accuratamente selezionate. È stato molto faticoso, ma le abbiamo selezionate soprattutto sulla base del valore aggiunto che ciascuna di queste personalità ha apportato e continua ad apportare non solo al mondo della professione nella quale opera, ma soprattutto alla comunità partenopea. Ovviamente siamo alla prima edizione e quindi proveremo a recuperare via via le tantissime professionalità illustri che questa città solo questa città sa donare e sa far emergere. A queste 13 illustri personalità, oggi il Centro Studi Pietro Golia, in questa prima edizione del premio Pietro Golia, consegnerà una targa, consegnerà una pergamena che contiene le motivazioni per le quali abbiamo inteso premiare queste personalità, e infine consegneremo ad ogni premiato un'opera d'arte realizzata dalla pittrice Natali Ferrari. O forse dovevo dire Natali Ferrari, è più corretto dire Natali Ferrari, che invito a raggiungermi, ve la presentiamo. Mentre ve la presento, vieni qua Natali per cortesia. Vi dico anche che è ucraina di nascita, è un'artista che lavora in stili che spaziano dal pop art. Buonasera Natali, grazie per essere qui, scusa se ho sbagliato a mettere l'accento sul nome. E dicevo, le sue opere spaziano dal pop art, dal digital art, siamo anche passando per l'impressionismo e l'arte astratta. È molto apprezzata non solo nel circuito nazionale ma anche in quello europeo, e vi faccio scappare una notizia che non è proprio dell'ultima ora ma quasi. Questa signora che è qui accanto a me in questo momento ha donato uno dei suoi ultimi capolavori, un dipinto bellissimo che ha voluto dedicare al grande maestro del cinema italiano ed internazionale, Luchino Visconti. La ringraziamo per essere qui. E vi diciamo anche che per tutti coloro che vorranno ammirare le sue opere, presso il Centro Studi Pietro Golia, la nostra amica Natali Ferrari ha voluto mostrare i suoi capolavori. Quindi abbiamo una mostra permanente presso il Centro Studi in via Renovella 11, e se volete farci visita ve ne saremo veramente grati. Grazie Natali, a dopo. Io nel frattempo invito a raggiungermi il dottor Paolo Ascierto. Buonasera dottore, è un onore averla qui con noi, è veramente un onore. A premiare il dottore, tra un po' vi diciamo le motivazioni, a premiare il dottore Paolo Ascierto abbiamo il nostro presidente del Centro Studi Pietro Golia, Luigi Branchini. Io aggiungo anche che il nostro amico Luigi Branchini è un accanito sostenitore della tradizione culturale meridionalista. Allora, leggiamo le motivazioni. Dottor Paolo Antonio Ascierto, direttore dell'unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Giovanni Pascale. Preciso, attento, meticoloso, mai superficiale, scevro da qualsiasi forma di protagonismo in momenti davvero infausti della nostra attualità, quando altri
quando ad altri non appariva mai eccessiva la quotidiana ribalta mediatica, ha, con le indubbie qualità medico-scientifiche di cui dispone, approcciato il gravoso tema della diffusione della pandemia virale che ha provocato la morte di centinaia di migliaia di uomini e donne e ha sensibilmente minato alla base le attività del mondo intero, impegnandosi sempre con ammirevole modestia alla ricerca di eventuali ed appropriate cure e prevenzioni. Nel settembre 2020 il sito statunitense expertescape.com ha poi classificato al primo posto nel mondo, su 65.000 esperti nella lotta contro il melanoma, proprio il dottor Paolo Antonio Ascierto. È con profonda stima, professore, ammirazione e riconoscenza. Il Centro Studi Pietro Golia assegna al dottor Paolo Antonio Ascierto il premio Pietro Golia, prima edizione 2021, volendo interpretare in tal modo il comune sentire di quanti hanno creduto e credono nelle attitudini professionali di sì valente ed esimio rappresentante dell'Alta Scuola Medica Partenopea e Campana. Grazie. Giratevi, chiedo scusa se vi girate anche da questa parte. Ancora un applauso, lo ringraziamo veramente per la sua opera e per quello che ha fatto per la nostra comunità. E andiamo subito al secondo premiato. Intanto invito a raggiungermi Gennaro San Giuliano. A premiare Gennaro San Giuliano chiamo David Stante, del gruppo Stante. Buonasera. Scusate, io sto un po' al centro perché sono senza mascherina e non vogliamo essere fuori regola. Allora, David Stante, del gruppo Stante, un gruppo fondato nel 1973 che opera nel settore della logistica, dei trasporti marittimi, aerei e terrestri. Dico bene? Benissimo, siamo molto contenti perché, oltre ad avere, come dicevo, condiviso questa iniziativa, l'ha anche sostenuta un gruppo imprenditoriale, pensate, che vanta 54.000 metri quadrati di aree coperte, 211.000 spedizioni l'anno, 10.000 clienti attivi e 100 milioni di ricavi, guidata oggi dalla seconda generazione familiare che ha nel DNA la cultura aziendale, la persona e la ricerca continua del miglioramento. Veniamo alle motivazioni. Grazie al dottore Stante. Dottor professore Gennaro San Giuliano, direttore del TG2 della RAI, acuto osservatore politico, esperto di economia, saggista e biografo di alcuni tra i grandi del pianeta, curatore di una importantissima e super premiata biografia di Giuseppe Prezzolini, redattore di numerosi quotidiani italiani, vice direttore di Libero, direttore del Roma, il più antico quotidiano post-unitario, redattore, capo redattore RAI, inviato in vari paesi, poi vice direttore del TG1 ed infine attualmente direttore del TG2, sempre in RAI. Impegnato politicamente in età giovanile, ha condotto successivamente impegni di docenza accademica sia in università pubbliche che private, che hanno contribuito ulteriormente ad ampliare le sue già fondate conoscenze, che l'hanno portato ad essere un brillantissimo e stimato conoscitore di diverse discipline, con un bagaglio culturale di sempre più ampi contenuti. Con queste premesse ed in virtù di esse, il Centro Studi Pietro Golia intende aggiungere il suo riconoscimento ai tanti già ottenuti dal dottor Gennaro San Giuliano e pertanto assegna allo stesso il premio Pietro Golia, prima edizione 2021, intitolato a quello stesso Pietro Golia che San Giuliano ha conosciuto e ha anche stimato nel suo impegno culturale, storico e politico. Grazie.
Prima, mentre il presidente del centro studi raccontava chi era Pietro Golia, io contemporaneamente riavvolgevo il film della mia gioventù, perché sono stato un amico anche intenso di Pietro Golia. Una notte partimmo da Piazza del Plebiscito con un pullman per andare ad un convegno del FUAN che si teneva a Cascia, mi ricordo, era una cosa che avevo, come tante cose, cancellato dalla mia memoria, ma che ho ricordato prima qui. E una cosa voglio dire molto importante, lo dico da modestissimo operatore del giornalismo e della cultura. Autori immensi, pensiamo al premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, o autori come controversi come Louis Fernand Céline, come Robert Brasillach, ma anche autori non proprio della tradizione di destra e conservatrice, ma di altre tradizioni politiche, che oggi appartengono al catalogo di tutti gli editori del mondo. Céline viene edito da Mondadori, in alcuni tratti da Einaudi. Solzhenitsyn è un autore di Einaudi. Ecco, questi autori che oggi appartengono alla, diciamo, comunità degli studiosi di tutto il mondo, all'epoca erano libri che in Italia erano stati fatti tradurre e portati soltanto da Pietro Golia. Ecco, in questo apparente dettaglio, che dettaglio non è, c'è la sua grandezza. Il fatto di aver individuato e dare alla cultura italiana personaggi, conoscenze, letture, filosofia, storia, che adesso sono scontati. Sono sulle pagine di Repubblica, sono sulle pagine del Corriere della Sera, sono sulle pagine della stampa, ma all'epoca erano parte di una piccolissima comunità. E Pietro, con quella fatica che fece Sant'Agostino, che col cucchiaino voleva svuotare il mare, goccia dopo goccia, ecco, goccia dopo goccia, Pietro Golia portò ad un patrimonio più vasto quella cultura. Grazie. Grazie a Gennaro San Giuliano. Se ti avvicini così facciamo una foto, no? Venite più vicino voi, eccoci qua. Siete pronti per la foto? Grazie. Guardate i fotografi che sono un po' di qua e un po' di là. Perfetto, grazie. Andiamo avanti con le premiazioni. E allora adesso, mentre i nostri amici tornano ai loro posti, invito qui accanto a me Vincenzo Sant'Agata. Premia il dottor Buonanno della GPAC SRL. Vincenzo Sant'Agata, tra un po' leggeremo le motivazioni. Invece voglio raccontarvi chi è GPAC Group. È una realtà imprenditoriale locale che produce imballaggi plastici compostabili, ovvero ecocompatibili nel rispetto dei clienti e dell'ambiente. Lo ringraziamo perché è tra i nostri sostenitori dell'iniziativa. Andiamo alle motivazioni. Dottor Vincenzo Sant'Agata, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli. La lunga esperienza in questo ruolo è coincisa con le innumerevoli iniziative intraprese che hanno caratterizzato la gestione dell'Ordine dei Farmacisti Napoletani e che hanno visto il presidente, dottor Sant'Agata, promotore di un'intensa opera di prevenzione sul territorio, di attività di formazione con la proposizione di vari e multidisciplinari corsi dedicati agli iscritti all'Ordine e che hanno consentito un notevole accrescimento professionale per gli stessi. La cura di questi cennati aspetti organizzativi e di approfondimento di norme e comportamenti, ad esempio nel campo del pronto soccorso, hanno fatto sì che i farmacisti della provincia di Napoli potessero collaborare con gli ambienti ospedalieri e lavorare alacremente nell'opera della prevenzione, permettendo anche un alleggerimento del duro lavoro del pronto soccorso ospedalieri della provincia di Napoli. Questa meritoria opera, insieme a tante altre iniziative, una per tutte, quella a carattere solidale, un farmaco per tutti,
che ha consentito l'approvvigionamento di farmaci anche costosi per quanti bisognosi di cure che per condizioni di indigenza non potevano e non possono permettersi l'acquisto di detti farmaci. Consente oggi al Centro Studi Pietro Golia di dare il giusto riconoscimento al dottore Vincenzo Sant'Agata ed assegnargli, quali eminente rappresentante della comunità scientifica napoletana, il premio Pietro Golia, prima edizione 2021. Grazie. Se vi avvicinate per la foto, aspetti, qui non si sa mai cosa bisogna fare, la mano, il pugno e... Allora, facciamo la foto. Perfetto, ci siamo. Se mi fate avere un'altra. Ecco, adesso io ho un problema tecnico. Non so se Di Stefano è in sala per il prossimo... Sì, come no, certo, scusi. Allora, nel ringraziare innanzitutto la giuria per aver pensato alla comunità professionale dei farmacisti, vorrei sottolineare quello che è stato il ruolo, soprattutto in questa emergenza sanitaria, che ha concorso insieme agli altri operatori sanitari a mettere in sicurezza, diciamo, i cittadini. E questo l'ha fatto, diciamo, la mia comunità professionale nelle sue varie declinazioni professionali, a partire dai farmacisti pubblici, che sono i responsabili delle vaccinazioni che si stanno tenendo nella nostra regione, e poi ai farmacisti di comunità. Ma permettetemi di ricordare queste iniziative a carattere solidale che sono nate 7 anni fa con il cardinale emerito, cardinale Seppe, un farmaco per tutti che ha permesso di portare, diciamo, il sentimento, il cuore dei napoletani non solo nel nostro territorio, ma i farmaci che vengono raccolti e che per un valore di 3 milioni di euro che abbiamo donato fino ad oggi hanno raggiunto territori veramente in difficoltà, a partire dal Benin, Burkina Faso, poi in Sud America, in Brasile, in Colombia, ma anche in alcune regioni dell'Asia. Questo è il cuore di Napoli, questo è il cuore che batte, che pulsa, e che io voglio ringraziare, perché io sono tra quelli che è arrivato qui con la valigia vuota 44 anni fa, quindi ringrazio questa città e questa testimonianza che mi avete riconosciuto. Le fa veramente onore, grazie, grazie. Andiamo avanti con le premiazioni. Allora, Gerardo Botti, si avvicini per cortesia. Premia l'avvocato Nicolas Balzano. Mentre si avvicinano, io provo a presentare molto umilmente il nome di grande prestigio che ho qui accanto a me. Lo diamo all'avvocato. L'avvocato Balzano è un avvocato penalista cassazionista, presidente della Camera Penale di Torre Annunziata. Per la sua ars oratoria fluente e per la sua bravura è stato insignito del titolo onorifico di penalista d'onore. Siamo molto contenti di averla con noi ancora una volta e mi permetta di farle i complimenti pubblicamente, l'ho fatto anche privatamente, voi non c'eravate quando è arrivato, e grazie per averci fatto sognare, per il suo bellissimo intervento durante l'iniziativa del 27 maggio scorso, durante la presentazione del libro Il Sistema di Sallusti e Palamara, tenutasi al Teatro San Nazzaro di Napoli. Vado a leggere le motivazioni. Professor Dottor Gerardo Botti, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Giovanni Pascale. Il Centro Studi Pietro Golia è lieto di conferire il premio Pietro Golia, prima edizione 2021, ad un altro brillante esponente della Scuola Medica Campana. Figlio d'arte, anatomopatologo ed oncologo, con particolari competenze per le neoplasie del melanoma, profondo conoscitore di quella delicata ed importantissima disciplina medica che è l'ematologia. Il professor Botti si è distinto e si distingue nella ricerca e nello studio nel campo della citata disciplina medica, raggiungendo altissimi livelli di carattere scientifico che ne fanno uno dei maggiori esperti nella cura e nella prevenzione. Il plauso ed il conferimento di questo premio, che è intitolato all'acume della ricerca storiografica e politica del nostro Sud di Pietro Golia, intendono ulteriormente esaltare le eccellenze che in ogni ordine e grado delle umane attività
hanno saputo raggiungere altissimi livelli e sul piano più prettamente professionale e nel caso in esame a livello scientifico, fregiando la scuola medica campana di un'altra ennesima stella al merito. Grazie. Complimenti e grazie ancora. Tutti dobbiamo festeggiare. No, ho ricordato al professore Botti, che non può evidentemente ricordarlo distratto da tanti altri e più rilevanti impegni professionali, che io gli sono riconoscente a distanza di 11 anni per una bella notizia, che al margine di una sala operatoria egli mi diede. Dunque, con l'ammirazione di tutti che l'ha condotto a questo premio, si abbia anche la riconoscenza mia personale. Peraltro Botti è un nome glorioso tra gli avvocati. Grazie, grazie professore. Facciamo la foto, venga qui, venga un attimo qui, facciamo una foto, ricordo, si mette accanto al professore, al premiato. Se gentilmente prendete anche... Perfetto, va bene. Allora, andiamo avanti con le premiazioni. Andiamo avanti con le premiazioni, glielo facciamo avere probabilmente. Ah no, c'era, ah, pensavo, scusate, avevo capito. Allora, gentilmente, avvocato, avvocato, questo è il bello della diretta. Io avevo frainteso, pensavo ci fosse qualche problema e invece c'è l'opera d'arte, gliela facciamo, gliela mostriamo ai nostri fotografi. È il bello della diretta, ma come vedete noi non molliamo, andiamo avanti. Grazie. Un'opera d'arte, un grande scienziato, io sono stupendo. No, no, lei ci deve stare per questo ricordo, che è importantissimo. Allora, andiamo avanti. Scusate, sto facendo appunti. E adesso è la volta di Roberto Parrella, che mentre si avvicina, dunque, Parrella lo facciamo premiare dal consigliere regionale Marco Nonno. Al professor Roberto Parrella, direttore UOC Malattie Infettive ad indirizzo respiratorio presso l'ospedale dei Colli Cotugno. Autentica eccellenza della medicina italiana e con orgoglio partenopea, un riconoscimento non solo alla rinomata carriera costellata di successi raccolti lungo un faticoso tracciato professionale e di docente, ma anche alla grande umanità e dedizione che gli è riconosciuta coralmente da colleghi e pazienti. Autorevole e sapiente professionalità, il professor Parrella non ha mai fatto mancare l'amore e la dedizione per una nobilissima professione, testimoniata da una infaticabile presenza sempre ricca di umanità. Gli sforzi profusi durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sempre lontano da riflettori e con una continua presenza sul campo, sono solo l'epilogo e l'ulteriore conferma del talento e delle doti umane e professionali universalmente riconosciute. Per l'impegno profuso con costanza al servizio della collettività e nell'esclusivo interesse del ruolo sociale del Servizio Sanitario Nazionale, per aver contribuito attraverso la personale opera di presa in carico e di cura dell'ammalato all'accrescimento del prestigio della categoria professionale, per aver agito durante l'emergenza sanitaria con altruismo e coraggio nei confronti di quegli ammalati in preda alla paura e alla solitudine. Un riconoscimento simbolicamente esteso a tutti quei medici ed operatori che nell'anonimato hanno salvato vite umane. Grazie. Allora, facciamo prima la foto e poi do il microfono al professore che vuole dire qualcosa. Perfetto, a lei la parola. Grazie, sono particolarmente emozionato perché... un ricordo importante su quello che è successo e quello che sta succedendo. Ovviamente io ritiro il premio, ma è per tutti quei medici, tutti quei sanitari e parasanitari che hanno combattuto in prima linea. E un ricordo sempre a quelli che non ce l'hanno fatta, che non siamo riusciti a strappare dalla fine, dall'esito.
grazie a tutti quanti voi, in questo momento un ricordo anche a mio padre. Grazie. E credo che per le parole dette sia doveroso adesso fare un applauso, il nostro applauso, il nostro caloroso abbraccio deve arrivare a quelle famiglie che hanno toccato la sofferenza con mano e soprattutto il nostro saluto a tutte quelle persone che ancora stanno soffrendo e soffrono i postumi di questa epidemia. Noi del Centro Studi, ma tutta la comunità che è qui radunata oggi, vi abbraccia, vi sostiene e speriamo che gli uomini della nostra terra, che hanno fatto grande la sanità in Campania e ovunque, siano sempre al fianco di queste famiglie e delle famiglie di tutti noi ogni giorno. Grazie veramente di cuore. Grazie professore, grazie. Professore, bisogna fare la standing ovation, è tutta per lei e per tutti quelli che come lei hanno combattuto in prima linea questa epidemia che ancora non ci lascia maledettamente. Grazie, grazie veramente. E beh, come vedete, poi è difficile continuare quando la realtà interseca la vita di ciascuno di noi. Chiamo qui accanto a me Luigi Santini. Premia la dottoressa Alba Mandara. Grazie per essere qui, la dottoressa Alba Mandara del gruppo Mandara, che ringraziamo per aver sostenuto l'iniziativa. È fiore Mandara, il gruppo Mandara sapete è un fiore all'occhiello dell'industria alimentare partenopea per le sue produzioni di latticini ed in particolare della mozzarella di bufala campana DOP. La signora che è qui accanto a me è la moglie del dottor Giuseppe Mandara. Vado a leggere le motivazioni. Professor dottor Luigi Santini, direttore del servizio settima divisione di chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia della seconda università degli studi di Napoli. Ha saputo coniugare le impareggiabili professionalità e competenze nell'ambito disciplinare nel quale riveste il meritato ruolo. Alla profonda umanità di cui è prodigo nei confronti di tutti i suoi pazienti che sempre più numerosi gli sono riconoscenti. Per le importantissime risoluzioni chirurgiche garantite con tecniche sempre all'avanguardia e con la meticolosa ricerca del tempestivo superamento degli inevitabili imprevisti nel corso degli innumerevoli interventi chirurgici operati. Premio Pietro Golia, prima edizione 2021, dunque ad un altro illustre ed esimio rappresentante della scuola medico-chirurgica napoletana. Grazie professore. Così facciamo la foto. Grazie. Vuole dire qualcosa? No. Allora andiamo avanti. Grazie. Mentre le hostess accompagnano il dottor Santini, noi andiamo avanti con la nostra premiazione. Chiamo Francesco Viale e chiedo ad Amedeo La Boccetta di raggiungermi. Arrivo con le motivazioni. E intanto lasciatemi dire una cosa, anche in termini di affetto. Credo che se le pietre di questa città, e forse anche di questa sala, potessero parlare, avrebbero molte cose da dire sull'onorevole La Boccetta, già consigliere comunale, già parlamentare di questa Repubblica. Lo ringraziamo per il suo attivismo e il suo dinamismo. Io vado a leggere a Amedeo le motivazioni. Dottor Francesco Viale, imprenditore napoletano. È il momento di un giovane ed intraprendente imprenditore nato a Napoli ma operante nel casertano, che con caparbietà, costanza ed anche spirito di sacrificio ha acquisito nel 2012 il servizio di trasporto pubblico in provincia di Caserta,
con l'azienda di cui è amministratore unico. La società gestisce il trasporto intercomunale per circa 130 comuni della Campania ed ha anche numerosi collegamenti interregionali, dando lavoro a quasi 500 dipendenti, con tutte le ricadute nel sociale che una simile organizzazione può determinare. Nel 2020 e ancora oggi il dottore Viale, per l'indubbia capacità anche di promuovere se stesso e la sua azienda, ma soprattutto per la manifesta e naturale attitudine a ben operare nel sociale, si è reso protagonista durante tutta la fase critica dell'evolversi dell'epidemia virale di una importante iniziativa volta a garantire a titolo gratuito, previa prenotazione diretta prima e poi attraverso le amministrazioni sanitarie del territorio, a sanitari e personale infermieristico in difficoltà con i mezzi di trasporto, il pronto bus a chiamata, che ha riscosso un notevole successo e trovato largo consenso e stimata gratitudine tra quegli operatori medici e non che hanno potuto facilmente raggiungere anche in orari non troppo ordinari il proprio luogo di attività e poi il rientro a casa o viceversa. Insomma, un servizio navetta verso e da luoghi di cura del tutto gratuito. Un modo esemplare per contribuire alla risoluzione di alcune difficoltà che altrimenti si sarebbero aggiunte a tutte quelle che già determinava il Covid-19. Grazie per essere qui tra noi. A lei consegniamo il premio Pietro Golia, prima edizione 2021. Vuole aggiungere qualcosa? No. Allora, il quadro glielo daremo successivamente perché c'è stato è in arrivo. Allora, grazie per essere qui. Abbiamo fatto la foto, un momento, se vi avvicinate, così diamo lo spazio ai nostri fotografi. Un po' a sinistra e un po' a destra, ecco. Equidistanti. Grazie a lei. Andiamo avanti. È la volta di Maurizio Marinella, che chiamo qui, lo invito a raggiungermi. Buonasera. A premiare Maurizio Marinella abbiamo la dottoressa Laura Perna delle Cantine Argiano. Buonasera, dottoressa. Delle Cantine Argiano del Brunello di Montalcino, e qui già vedo tutti con una certa nuvoletta. Una tradizione storica, quella delle Cantine Argiano, che dal 1580, 5 secoli, produce questo nettari degli dei e che è anche la prima azienda di Montalcino plastic free, fortemente ancorata all'equilibrio della biodiversità. Pensate che sono banditi nella loro azienda l'utilizzo di insetticidi, tutti, anche quelli naturali, ed accanto ad ogni vigneto hanno posizionato arnie nella logica degli insetti antagonisti. In poche parole, lasciano che sia la natura a proteggere ciò che produce. Grazie per essere qui. Maurizio, devo leggere le motivazioni. Maurizio Marinella, imprenditore napoletano, premio Pietro Golia, prima edizione 2021, ad un'eccellenza della imprenditoria napoletana, un nome che da oltre un secolo onora la genialità del nostro gioioso ed intraprendente popolo. Maurizio Marinella, titolare ed erede della storica Maison della Riviera di Chiaia, che a pieno titolo rientra nella scuola di alta sartoria della secolare tradizione tutta partenopea e che è progredita di generazione in generazione fino a superare i confini del mondo, come testimonia proprio la cravatta Marinella, che ha annodato e cinge il collo di capi di Stato, politici, uomini d'affari, capitani d'industria, esponenti dell'arte, della cultura, del cinema, del teatro, insomma, di tutti gli amanti del gusto, dello charme, del bello, che trova grandissimo riscontro anche tra i semplici, comunque amanti del raffinato e dell'eleganza. Maurizio Marinella, che ha voluto continuare la propria attività nella sua Napoli, rifiutando persino delle ottime opportunità, ad esempio negli Stati Uniti, e che ha fatto dell'artigianato napoletano, quello con la A maiuscola, il suo fiore all'occhiello, naturalmente da abbinare con una cravatta o con un foulard di classe, come solo l'etichetta Marinella può garantire. Maurizio Marinella, un autentico orgoglio napoletano. Grazie. Vuole dire qualcosa, Maurizio?
Grazie. Beh, per me è sempre un motivo d'orgoglio, è un miracolo che è nato in quei 20 metri quadrati a Napoli, a Piazza Vittoria, tre generazioni, anzi adesso c'è una quarta generazione, 107 anni, insomma sono tutti miracoli che noi abbiamo cercato di portare avanti in nome di una bella Napoli, di una Napoli che lavora, di una Napoli che si impegna, una Napoli che apre alle 6:30 di mattina tutti i giorni. Quindi sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto e che spero continueremo a fare. Grazie. Le assicuro che lo siamo anche noi. Grazie. Grazie mille. Non so se i fotografi hanno fatto le foto, si avvicini un po', dottoressa, per cortesia. Perfetto, grazie ancora. Andiamo avanti. È la volta di Monica Macchioni, che chiamo qui accanto a me, a premiare Monica Macchioni il dottor Mauro Finocchito. Qui mi scappa facile la battuta, da giornalista a giornalista, ma il nostro Mauro Finocchito è anche l'editore di Controcorrente, la casa editrice fondata da Pietro Golia, che, come sapete, vanta all'attivo oltre 500 titoli e se volete venite a trovarci perché molti di quei testi sono proprio al centro studi di Pietro, al centro studi di Viale Novella 11. Dottoressa Monica Macchioni. È un vero piacere, giornalista. E ora è il momento di una donna, donna di successo, unica rappresentante femminile tra i premiati di questa prima edizione del Pietro Golia 2021. Parliamo di Monica Macchioni, giornalista, consulente d'immagine, che però non disdegna di cimentarsi e valorizzare anche contenuti e notizie, atteso che è abilissima anche nel frequentare e interloquire in numerose redazioni giornalistiche. Attenta osservatrice dei fenomeni che coinvolgono tanti bei nomi dell'arte, della cultura, della politica, del mondo del calcio e dello spettacolo. Ha saputo nel tempo supportare e sostenere i sempre più numerosi personaggi che le si affidano per la cura e la promozione della propria immagine. Giovane talento, sempre attiva, già prima che albeggi quotidianamente nella redazione di una corposa rassegna stampa che diventa poi prezioso strumento di lavoro per molti addetti alla comunicazione. Attiva anche nell'editoria, spesso di controinformazione, dedicandosi a lodevoli iniziative librarie, anche su temi di giornalismo d'inchiesta. Si pensi in proposito al bellissimo libro di Rita Cavallaro sul delitto di Denis Bergamini, per il quale ha vinto ben 4 premi internazionali. E qui apro una piccola parentesi, ho avuto il piacere e l'onore di presentare insieme a lei. Spirito di iniziativa e di intraprendenza hanno portato Monica Macchioni a collaborare con esponenti del mondo della politica, al di là degli schieramenti, dimostrando così anche piena duttilità nel rapportarsi, come si conviene, agli spiriti liberi. Insomma, un cavallo di razza a cui molti fanno riferimento, sia per la cura della propria immagine pubblica che per gli approfondimenti giornalisti e professionali. Primo premio Pietro Golia, prima edizione 2021 a Monica Macchioni. Se ti giri Mauro, devono fare la foto e quindi ci siamo? Grazie. Vuoi dire qualcosa? Sì. Ti mantengo io, vieni qua. Volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare il Centro Studi Pietro Golia, che è un'eccellenza non solo napoletana ma italiana. Volevo ringraziare Amedeo La Boccetta, la vicepresidente del centro studi e tutti voi, e soprattutto dire che fare comunicazione è semplice, fare cultura è molto più difficile, quindi davvero grazie. Grazie a Monica. E andiamo avanti con le premiazioni. È la volta di Francesco Nicolosi, che invito a raggiungermi. Maestro, buonasera. Premia il maestro Nicolosi il generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri Francesco Ferace.
Al generale Ferace esprimo a nome mio personale e di tutti i presenti un profondo e sentito ringraziamento per il lavoro che quotidianamente in silenzio svolgono sui territori. Ed in particolare ringraziamo l'Arma dei Carabinieri per il lavoro preziosissimo svolto in questo particolare periodo, per avere garantito, come ha sostenuto la stessa ministra Lamorgese, una convivenza civile e tutelato la sicurezza delle nostre comunità. Generale, prima di leggere le motivazioni del maestro Nicolosi, tra i suoi tanti meriti voglio ricordarne uno in particolare. Lei ha guidato il carosello dei carabinieri a cavallo. Ora io le chiedo uno sforzo di sintesi straordinario. Ci racconti lei di questa prestigiosissima cerimonia e poi leggiamo le motivazioni. Grazie, buonasera. Guardate, il carosello dei carabinieri è stato definito il momento in cui, per sintesi di storia, di tradizione, di musiche, di colori, si riesce a esprimere il nostro valore nazionale, la nostra identità, la nostra italianità in tutto il mondo. È uno spettacolo stupendo che si è esibito in molte piazze europee, davanti a tutti i capi di Stato europei più volte. Per ultimo, io ho avuto il privilegio di presentarlo a Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, e il mio ultimo carosello forse non gli ha portato molto bene, ma a Gheddafi, a Roma, nella sua circostanza, per cui conviene andare d'accordo con i carabinieri a questo punto. Se tanto mi dà tanto, da buon napoletano non posso che pensare a questo. Un momento bellissimo che è stato presentato anche a Napoli mentre io comandavo il reggimento ormai 10 anni fa. Grazie. Grazie a lei anche per lo sforzo di sintesi. Andiamo alle motivazioni, maestro. Maestro Francesco Nicolosi, pianista, autentica genialità del nostro sud, la cui eccellenza in campo musicale, nel pianoforte in particolare, non ha rivali. Ha scritto tra le altre di lui il compianto maestro professor Paolo Isotta. Bisogna riconoscere che nessuno oggi gli può essere accostato per luminosità del suono, la capacità di cantare e le gare. E ancora, egli va considerato uno dei migliori pianisti viventi. Proprio nella nostra città, a dicembre 2019, in occasione del primo anniversario della costituzione del Centro Studi Pietro Golia, abbiamo avuto modo di apprezzare l'abilità, la destrezza e l'impareggiabile delicatezza con cui il maestro Nicolosi tratta ogni singolo tasto dello strumento, quasi vivesse in simbiosi con esso ed attraverso il quale riesce a trasmettere emozioni impareggiabili, divenendo il pianoforte il suo sesto senso. Nella consapevolezza di essere in presenza di un grande della musica, i componenti ed artefici del Centro Studi Pietro Golia sono ben lieti di assegnare al maestro Francesco Nicolosi questo primo premio, certi di fargli cosa gradita, così come gradite sono le sue memorabili esibizioni. Grazie, maestro. Bene, ringrazio intanto per queste belle parole. E ringrazio il Centro Studi per avermi dato questo premio. Devo dire che per me, che sono catanese d'origine ma napoletano di adozione perché vivo qui da 46 anni, è un onore particolare. E poi consentitemi di chiudere con una parola per Paolo Isotta. So che riceve il premio stasera. Ebbene, rappresentare la musica insieme a un grande come Paolo Isotta, per me è un motivo ulteriore di orgoglio e di onore. Grazie. Grazie, un attimo per i fotografi. Ci siamo? Sono di qua adesso. Questi adesso stanno tutti a sinistra. Non c'è neanche uno a destra. Grazie maestro, grazie generale, veramente, grazie. Arrivederci. Andiamo avanti con le premiazioni. Adesso, scusate ma io senza occhiali sono una talpa, allora adesso è il momento di un giovane napoletano, Alessandro Sansoni, dove sei? Eccoti. A premiare Alessandro Sansoni chiamo Mariano Sessa. Ciao Alessandro. Su Mariano Sessa fatemi dire una cosa,
raccontare un aneddoto, senza esagerare. Quando Pietro Golia avviò il suo percorso, o meglio questa sfida culturale, così come ne abbiamo sentito parlare, una sfida culturale e politica cominciata negli anni 70, ebbene uno dei protagonisti di quella avventura è qui alla mia sinistra, e come gli piace sentirsi dire, Mariano Sessa fu parte integrante di quella brigata, fu veramente l'amico prezioso di Pietro Golia. Grazie. E aggiungo anche che è uno dei nostri 19 soci fondatori del Centro Studi Pietro Golia. Vado a leggere le motivazioni per le quali premiamo Alessandro. Dottor Alessandro Sansoni, giornalista, altro valentissimo esponente della categoria professionale giornalistica, promotore e direttore del mensile Cultura Identità. Il giovane e brillante dottor Alessandro Sansoni, rampante editorialista napoletano che va scalando vette sempre più alte, pur se impervie. Con l'abilità e l'efficacia espositiva dei suoi scritti, con il cospicuo bagaglio culturale di cui dispone e con l'arditezza tipica di giovani ed uomini che sostengono le sue stesse idee. Il mensile che dirige, Cultura e Identità, fondato da Edoardo Silos Labini, che ne è anche l'editorialista, si avvale di numerosi bei nomi della cultura e del giornalismo italiani. Va sempre più affermandosi come fucina di idee e lucide analisi di argomenti che ci interessano nel quotidiano e soprattutto di fatti, avvenimenti, tempi e modi che sempre più assumono carattere sovranazionale, sino ad intercettare capitoli e capisaldi di interesse storico, geopolitico e geostrategico che infine costituiscono la storia del mondo. Anche in questo caso il Centro Studi Pietro Golia intende premiare con il premio Pietro Golia prima edizione 2021 la brillantezza delle argomentazioni del dottor Alessandro Sansoni, anch'egli apprezzato e stimato giovane emergente dal compianto Pietro Golia che lo intercettò nelle iniziali attività politiche e poi professionali, ritenendola a buona ragione un sicuro cavallo di razza su cui puntare. Grazie. Se vi girate per la foto da questa parte, Alessandro guarda anche di qua perché ci sono altri fotografi da quella parte. Grazie. Puoi dire? Sì, il ricordo di Pietro, che mi fa piacere insomma ricordare, mi fa molto piacere essere premiato con una targa che porta il suo nome dal Centro Studi Pietro Golia. Conosciuto Pietro Golia che avevo 13 anni, era il 1990, ci vedevamo lì sotto, eravamo dei ragazzi, forse l'ultima infornata diciamo di ragazzi che ha avuto in Pietro un maestro politico, culturale, e mi ricordo i primi libri di, insomma, così difficili da trovare altrove, come ricordava prima il direttore San Giuliano, proprio lì a via Carlo De Cesare, in quella piccola libreria che mi ricordava appunto i luoghi narrati anche, che ne so, da romanzieri come Federico Tozzi. Bene, io lì ho letto i miei primi libri eterodossi, li cito perché non a caso era anche quella una casa editrice napoletana, né destra né sinistra di Zev Sternel, che è uno dei più grandi storici del fascismo e in generale della terza via d'inizio XX secolo, e Wagner, Nietzsche, il mito sovrumanista, che aveva la prefazione di Piero Isotta. Ed è giusto anche ricordare, credo, che il primo libro che ha pubblicato la Controcorrente Edizioni fossero gli ultimi scritti di Julius Evola, di cui oggi, non a caso, ricorre l'anniversario della morte. E quindi viva Pietro Golia e tutti coloro che come lui hanno dato lustro a questa città e hanno portato con coraggio avanti delle idee difficili da portare avanti. Grazie. Grazie Mariano, e grazie ad Alessandro. E allora ci avviamo alla conclusione della prima edizione del premio Pietro Golia, e come amava sostenere Pietro, non c'è futuro senza memoria del passato, ed io aggiungo senza rispetto per la memoria del passato. È per questo motivo che il Centro Studi ha deciso di istituire un premio anche in onore e alla memoria di uomini e donne che hanno partecipato attivamente alla vita politico-culturale e socio-economica del Paese, stimolando e diffondendo un pensiero ed una cultura meridionalista di ispirazione liberale e positiva.
Il premio Pietro Golia, prima edizione 2021, viene consegnato alla memoria di Emiddio Novi. Ritira il premio la vedova Pina Novi, premia l'onorevole consigliere regionale della Campania Annarita Patriarca. Buonasera, grazie per essere qui. Annarita, oltre ad essere uno dei nostri soci fondatori, è storicamente, questo voglio sottolinearlo con grande affetto, molto legata alla famiglia Novi. Ci mancherebbe. Hai detto una cosa vera, infatti sono molto emozionata in questo momento. Emiddio Novi per molti di noi è stato un punto di riferimento, è un punto di riferimento. Mente brillante, arguta, con una capacità straordinaria di spiegare il presente oltre le apparenze e un talento ancora più straordinario che era quello ed è quello di anticipare gli eventi. Ha avuto la capacità nei suoi scritti di insegnarci il mondo, di insegnarci la realtà italiana, di insegnarci che cosa sarebbe successo e che cosa vediamo e viviamo oggi. Emiddio oggi non c'è, rimane per tutti quanti noi un faro nelle sue parole e nei suoi pensieri. Grazie. Grazie. Leggo le motivazioni. Dottore Emiddio Novi, giornalista, scrittore, analista politico. Acuto osservatore a 360 gradi nel panorama politico-culturale, non soltanto nazionale. Approfondì con saggi di indubbio interesse fenomeni sociologici e politici come quel tanto biasimato populismo che seppe coniugare nella sua più recente intuizione, quale riscossa atta a restituire dignità e supremazia ai popoli vessati ed umiliati dalla famelica prepotenza dell'alta finanza, che ha trovato domicilio anche e soprattutto nella Bruxelles dell'Unione Europea. Popoli esautorati di autonomia e di autodeterminazione politico-finanziaria e sotto ricatto di spauracchi come lo spread. Dunque il populismo quale riscossa dal dialogo dell'Unione Europea che ha sottratto e sottrae sovranità, in specie quella monetaria. Coordinatore dei servizi interni, esteri ed economia del quotidiano Roma, inviato per lo stesso negli Stati Uniti ed in più paesi europei. Direttore del Giornale di Napoli, collaboratore di numerosi quotidiani e periodici nazionali, più volte parlamentare, divulgatore di numerosissime iniziative giornalistiche, anche estere. Infine, scrupoloso ed attento saggista su tematiche di cui approfondì i contenuti e ne esplicitò significati, problematiche, complicazioni e risoluzioni. Emiddio Novi fu anche tra i promotori di quell'associazione culturale che avrebbe poi dato vita al Centro Studi Pietro Golia, che, trovata la sua attuale e dignitosissima sede, che purtroppo non ha fatto in tempo a vedere, si è impegnato con perseveranza a cercare di proseguire opere ed azioni sulla scia sua e quella del suo fraterno amico e sodale Pietro Golia. Entrambi protagonisti assoluti della scena politico-culturale, in particolare a Napoli, negli ultimi 50 anni. A cuore infranto, ma pullulante dell'orgoglio di avere conosciuto e frequentato assiduamente uomini come Emiddio, il Centro Studi Pietro Golia dona alla moglie di Emiddio Novi il premio Pietro Golia, prima edizione 2021. Grazie. Vuole dire qualcosa? L'abbraccio della sala e ovviamente di tutti gli amici e le amiche del Centro Studi. Grazie, vogliamo fare una foto per cortesia? Scusi. Anche a destra, giustamente ci ricordano gli amici che sono da quest'altra parte. Grazie, grazie. Andiamo ancora avanti, premio alla memoria. Ultimo ad essere premiato, ovviamente non per importanza, ma perché, come si suol dire, gli ultimi saranno i primi, sono sempre i primi. Maestro, professore Paolo Isotta, giornalista e musicologo di fama, scrittore, premia Amedeo La Boccetta.
lasciami leggere le motivazioni e prometti di non commuoverti. Con orgoglio, tutto partenopeo, questa volta intitolato alla memoria, il premio Pietro Golia, prima edizione 2021, ad un altro illustre figlio di Napoli, professore emerito prima al Conservatorio di Torino e successivamente allo storico Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Contemporaneamente alle attività di docenza, il maestro professore Paolo Esotta ha collaborato per numerosi lustri in qualità di critico musicale con alcuni e più diffusi quotidiani italiani, per poi dedicarsi allo studio, alla lettura e a scrivere molteplici e appassionati saggi, non soltanto di approfondimento di carattere musicale, in considerazione dei suoi vasti interessi che spaziano dalla letteratura latina alla storia romana, alla letteratura italiana, dal Petrarca al Manzoni, da Leopardi a D'Annunzio. Altro vezzo è poi l'affetto e l'amore verso la filmografia del principe del sorriso, Totò, cui ha dedicato il libro San Totò, uscito postumo nel marzo 2021, e per finire il naturale trasporto per il teatro e la lingua napoletana. Insomma, un poliedrico conoscitore di varie e notevoli discipline dell'animo e un fiero figlio di quella prodiga fattrice di talenti che è stata e sarà la terra della sirena. Parte, scusate, mi sono commossa anch'io. Premio Pietro Golia, prima edizione 2021, alla memoria del maestro Paolo Esotta. Consegna Amedeo La Boccetta, consegna il premio. Scusate, ho fatto un gesto che non andava fatto. Al dottor Salvatore Vanorio, amministratore delegato del Teatro San Nazaro. Io qui apro una piccola parentesi, è stato uno degli amici più cari del musicologo Paolo Esotta. Noi lo ringraziamo ancora una volta per la sensibilità e per la ospitalità manifestata in occasione dell'evento del 14 maggio scorso che questo centro studi ha organizzato proprio in ricordo di Paolo Esotta e in quella bellissima sala di via Chiaia 157. Un ringraziamento affettuoso del centro studi anche al direttore artistico del teatro, Lara Sansone, che non è qui con noi ma sarà lei a fare questo gesto di galanteria per noi. Lara Sansone, che come sapete è tra l'altro figlia d'arte, in qualche modo è la nipote di quella attrice di teatro napoletana Luisa Conte. Il premio viene dato da Amedeo La Boccetta. Io non so se avete già fatto la foto su quest'ultimo premio. Do la parola ad Amedeo La Boccetta. È iniziato ma non finiamo, è una storia che continua, andrà sempre più avanti perché la cultura non si ferma mai, la cultura vince sempre e riparte da Napoli nel nome di tre grandi personaggi, due non ci sono più, li abbiamo premiati ora, ma chi ha avuto la capacità di metterci insieme appunto è Pietro Golia. Se non ci fosse stato il suo lavoro certosino per tanti anni in questa città, probabilmente stasera non saremmo qui. E quindi è un trittico culturale che si è formato. In questo momento stanno conversando sicuramente Pietro, Emidio e Paolo. Ebbene, quest'aula che un tempo era il tempio della politica, deve tornare ad essere il tempio della politica e della cultura. Per questo abbiamo scelto, e ringrazio Lina e Gigi, per quello che hanno detto e per come hanno costruito questa serata. Insieme ai tanti ospiti che sono qui con noi, abbiamo voluto lanciare questo messaggio nel Sud Italia attraverso le eccellenze che sono state premiate. Ci rivedremo fra un anno qui, sperando che la politica sia tornata dal suo esilio, perché quest'Aula che rappresenta la città ne ha esigenza assoluta. Ringrazio appunto ancora una volta il Presidente Branchini per le parole che ha detto. Ci ha fatto fare un tuffo nel passato e ringrazio Lina Lucci, che guardo con rispetto e con grande stima perché rappresenta il futuro in questa città, insieme a tanti altri che prima o poi dovranno necessariamente metterci la faccia, perché è il tempo
assolutamente necessario di non stare più dietro le finestre a osservare. Bisogna tornare in campo tutti quanti, tutti quanti. E noi napoletani torneremo a essere protagonisti, perché è stabilito così da qualcuno che sta da lassù e che ci guida. E i nostri tre amici stasera hanno avuto questa straordinaria capacità. Grazie a tutti voi e buona serata. Grazie. Fermi. Allora, io chiedo a tutti i premiati e a tutti i premiatori di raggiungermi, di venire qui accanto a me. Chiamo anche la nostra violinista, che è Daniela Trionfante, chiamo la nostra amica Nathalie Ferrari, vieni, raggiungici. Prego. Grazie, è sempre un onore. Abbassate per un secondo la mascherina, perché devono, i nostri fotografi ci stanno immortalando in questo momento. Tutti giù con le mascherine per un secondo. Trattenete il fiato. Allora, se siete pronti, il generale dice dritti, petto in fuori. Grazie di cuore, grazie per essere intervenuti alla prima edizione 2021 del premio Pietro Golia. Grazie a tutti.